Buongiorno fratelli bianconeri, buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi riparte il campionato pagliaccio, chiamiamolo così, il campionato più stupido e meno credibile della storia del calcio, diciamo di sì. Con questo non voglio dire che sul campo il Napoli non stia asfaltando tutti, perché questa è una verità, il Napoli quest'anno è inarrivabile, ma hanno creato una situazione, i padroni del calcio italiano, che è veramente una cosa orripilante, orripilante. Stanno creando i presupposti per poter punire qualsiasi squadra, che poi non sarà mai qualsiasi squadra, ma sarà sempre solo la Juventus, quando vogliono, perché non credo ci sia società italiana che non abbia fatto plusvalenze, che non abbia fatto in modo, come posso dire, in modo fantasioso qualcosa per appianare i bilanci. Io ieri mi sono letto dal 2018 al 2021 le operazioni fatte con le plusvalenze dalle principali squadre italiane, Juventus, Inter Milan, Roma e Napoli. La Juventus per cifre è la quinta. La quinta! Quindi non stiamo parlando che la Juventus è la seconda o la terza. Su cinque squadre è la quinta. Dal 2018 al 2021, il periodo che la Juventus è indagata in questa vicenda qua. Quindi, ragazzi, come faccio io a fidarmi di una giustizia sportiva che sa queste cose, perché le sanno, però indagano una sola squadra? Non c'è da fidarsi, ragazzi. Purtroppo, se hanno deciso di punirci, ci puniranno. L'unica cosa che io non accetterò è la non reazione violenta, a livello sportivo naturalmente, della proprietà Juventus. Questa volta non la devono passare liscia. Hanno voluto la guerra e guerra sarà. Hanno voluto la guerra e deve essere guerra. Deve essere guerra. Se li dobbiamo far fallire, devono fallire. Andiamo nel campionato svizzero. Aspettando la Superlega andremo nel campionato svizzero. Ci portiamo a dietro i nostri 15 milioni di tifosi. Perché il vero tifoso bianconero, il vero tifoso bianconero, segue la Juve. A me del calcio italiano, sinceramente, non me ne frega un emerito cazzo. Perché questi, da quando tifo io la Juventus, ci hanno sempre visto come il diavolo. Sempre visto come il diavolo. Poi andiamo ai fatti. E vedi che in tutti i campionati sono stati sempre i favori, le cose contro che quelle pro. Però la Juventus vinceva e quindi veniva giustificato tutto che la Juventus aveva vinto per quell'episodio lì, non valutando tutto il resto degli episodi. Si parla ancora di questo cazzo di gol di Muntari. Il gol di Muntari col Milan. Ragazzi, ci fu un gol della Juventus contro il Genoa nella prima annata di Lippi, che Galante tirò via dalla porta un metro dentro, non ne parla nessuno, nessuno ne parla. Traversa, palla dentro, Galante la caccia fuori, gol non convalidato, non mi ricordo se era proprio De Santis, non ne parla nessuno di quel gol lì, nessuno. Perché la Juventus poi vinse lo stesso il campionato. Quindi, detto questo, che mi volevo sfogare stamattina, ragazzi, non un passo indietro. Ci volete punire? Muoia Sansone con tutti i filistei. Basta, deve finire sta cazzo di storia. Io dopo Calciopoli non sopporto nulla, non sopporto più nulla. Come tifoso, se la proprietà non mi difende questa volta qua, io con la proprietà ho chiuso.
Con la Juventus purtroppo, dico purtroppo, ma sono anche contento di questo, non chiuderò mai, non chiuderò mai. La Juventus rimarrà sempre dentro di me. Un saluto e buona domenica e buon weekend a tutti ragazzi, e forza Juve sempre.